L'isola d'Elba è la maggiore dell'arcipelago toscano e si offre in una molteplicità di aspetti storici e naturalistici che la rendono un'autentica perla per il visitatore. Tra le sue frastagliate coste, con pareti che scendono a picco su un mare intenso e azzurro, si celano piccole spiagge sassose o dalla sabbia dorata, che durante la bella stagione diventano affollate mete per i vacanzieri in cerca di tintarella. Tutta l'isola testimonia ancora oggi la sua antica storia, caratterizzata dallo sfruttamento del ferro, minerale facilissimo da riconoscere ancora oggi fra le rocce della parte orientale. Passata nei secoli attraverso le dominazioni etrusche, romane, longobarde, francesi e spagnole, l'Elba dovette subire per molto tempo le incursioni dei pirati. Per la sua difesa vennero erette numerose torri di avvistamento, castelli ed imponenti fortificazioni, come la Fortezza Medicea, che col Forte Stella domina dall'alto la rada di Porto Ferraio, il centro principale dell'isola. A Porto Ferraio soggiornò anche per diversi mesi, dal maggio 1814 al febbraio 1815, Napoleone Bonaparte. L'imperatore sconfitto era stato costretto all'Elba dalle forze alleate e in quel breve periodo ebbe modo di occuparsi degli aspetti amministrativi e viabilistici dell'isola. Ancora oggi è possibile visitarne la dimora, divenuta un frequentato museo, ricca di testimonianze di un così illustre ospite. Nelle sale sembra ancora di avvertire la presenza di Napoleone ed il suo sguardo, severo, fissa il visitatore e gli impone un silenzioso rispetto. Ed è in questa scenografica cornice che si è disputata tra l'8 e il 14 maggio la quinta edizione del Giro Podistico dell'Elba, una gara che in pochi anni si è affermata all'attenzione degli appassionati del settore, proponendo un riuscito connubio tra l'evento sportivo ed i valori naturalistici e culturali che quest'isola sa offrire. Un modo quindi originale per vivere e conoscere l'Elba, attraverso 5 tracciati che, coprendo buona parte dell'isola, portano gli atleti dalla spiaggia del mare alla cima dei monti, in un clima di amicizia e solidarietà, rendendo il giro un'esperienza avventurosa e indimenticabile. La prima tappa si disputa su di un circuito disegnato attorno a Porto Ferraio, un continuo saliscendi per la lunghezza di 12 km e 300 metri, sufficientemente impegnativo da delineare fin da subito la classifica dei pretendenti alla vittoria finale. Sono le 4 del pomeriggio e gli atleti si ritrovano alla partenza stabilita dagli organizzatori in località Le Ghiaie. 5 brevi ma intense fatiche aspettano da qui a sabato i quasi 600 partecipanti a questo giro e ci si prepara riscaldando i muscoli con un po' di esercizi e un po' di stretching. L'atmosfera è però più quella di una festa. Si scambiano 4 chiacchiere con gli amici già conosciuti nelle passate edizioni e si familiarizza con i nuovi alla prima esperienza. Voi da quanto tempo è che partite? Terzo anno che veniamo qui all'Isola d'Elba, siamo molto soddisfatti perché la manifestazione è veramente un po' anche floreale, simpatica. Ci siete preparati? No. E quindi noi siamo molto orgogliosi di partecipare a queste gare. Purtroppo quest'anno ci sono le tappe un po' lunghette, però siccome abbiamo rinforzato le muscolature non abbiamo problemi. Ancora una volta insomma, ringraziamo l'Elba che ci accoglie molto bene noi veneziani. Che cos'è che vi spinge a fare una gara di questo tipo che si disputa in più tappe? Prima di tutto c'è una passione un po' questa passione e anche per la simpatia di gruppo che si trova, la collaborazione, l'amicizia fra i popoli che si può trovare nelle corse. E qui all'Isola d'Elba noi siamo stati anche all'Etna, però anche qui ci abbiamo trovato molto bene e quindi tutte queste cose assieme ci danno felicità per correre, ecco, nonostante l'età. E noi l'amicizia è quello che ci fa stare uniti, è quello che ci fa divertire, tutto lì. E quindi ci si ritrova di domenica in domenica con facce nuove e vecchie
e continuiamo così. E anche voi partecipate quindi a questa gara? Io la terza volta. Che cos'è che l'affascina di questa competizione? È tutto. E poi il motivo anche per venire a casa mia, perché io sono dell'Elba, trasferita in Piemonte. Quindi lei gioca un po' in casa, insomma? Giochiamo in casa, sì, sì, giochiamo in casa. Lei viene in moto, da dove viene? Bergamo. A Bergamo. Che cos'è che l'affascina di questa gara? Non lo so, te lo dico dopo, quando l'ho fatta. Ma a prima vista così, il paesaggio, almeno da parte mia, è la prima volta comunque che vi partecipo. E che cosa si aspetta? Più un fatto agonistico o più proprio una gara del tipo turistico? Io penso turistico. Turistico anche perché sì, sono allenato ma più sul piano. La salita è un po' il mio handicap. Ma lei allora lo fa dal punto di vista della competizione o più da un punto di vista paesaggistico per conoscere e fare amicizia con gli altri? Diciamo più il secondo, cioè metto insieme anche l'altra cosa, però penso che la competizione qua passa in secondo piano, nel senso che sa, un po' il clima, un po' ecco il fascino di riscoprire l'isola, i paesaggi, penso che abbiano certamente la loro importanza. Lei da dove viene? Io Pordenone, friulano sono. Vedo che lei si sta preparando per la partenza, è pronto per questi 5 giorni? Sì, sì, ho fatto un po' di preparazione, poi lo faccio per fare 100 km. Che cosa le piace di più di questa manifestazione? Che cosa le piace di più di questa manifestazione? Ma per conoscere anche il posto, non sono mai stato, la prima volta, come c'è l'occasione di conoscere un po' di gente e vedersi anche con alcuni amici che si sono incontrati nelle altre manifestazioni. Va Bergamo. Che cos'è che vi attira in particolare per venire qua all'Isola d'Elba a disputare 5 giorni di gara? E l'Isola d'Elba per noi è una grande cosa, perché è un'isola che non è che l'abbiamo portata di mano. Poi avendo di fronte questa manifestazione così ben organizzata, e siamo qua. Adesso abbiamo 5 giorni davanti a noi di gareggiare, vediamo un po' come va a finire. Comunque vedo che è iniziato molto bene, anche il viaggio è andato bene, è tutto ok anche per l'organizzazione, complimenti anche a loro. Questa gara forse va un po' al di là del fatto agonistico, ma è più un ritrovarsi insieme, passare 5 giorni. Lei cosa ne pensa? Io penso che se passo, trascorro almeno 5 giorni tutti insieme ai miei compagni, qualche amico, qualche ora lo conosco qua sul posto, un po' di tutto si vede. Vado un po' per divertirsi anche. È più un divertimento insomma che un fatto agonistico? Per me sì, poi non so gli altri. Beh, un fatto piuttosto sportivo e mi diverto e via. Poi conosco altra gente del posto qua, qualche altra persona. Lei è la prima volta o ha già partecipato? È la prima volta che vengo, però... Che cosa l'ha spinta a venire qua per la prima volta? L'attrazione di vedere prima di tutto insomma è stato all'Isola d'Elba, perciò volevo venire a vederla, poi tutto. Da Taormina. Ben distante per arrivare qui all'Elba, che cos'è che l'ha attirata questa gara? È il giro che dà soddisfazione in più di vita. Quindi che cos'è che si aspetta di diverso da una maratona qualsiasi? Questo è un giro di divertimento e fare le persone che corrono pure in questo giro. Ci ritroveremo sabato all'arrivo? Sì, sì, sicuramente sì. Mancano pochissimi minuti ormai al via e gli atleti hanno già preso posto dietro al nastro di partenza. Il sole splende alto, è una tiepida giornata primaverile. Si annuncia una bellissima tappa. Partiti! I concorrenti sfilano rapidamente lungo Calata Italia e si dirigono verso la zona di imbarco dei traghetti che collegano l'isola al continente. In testa al gruppone si sono già portati gli atleti che si contenderanno la vittoria finale. Si riconoscono Innocenti, Pontani, Moretti, Patrizzi e Sambrotta con il numero 1, il vincitore dell'anno scorso. Il colorato serpentone entra a Portoferraio e sfila rapidamente per la piazza, dove ritornerà per tagliare l'arrivo. Le gambe girano a mille,
Turisti magari sì, ma ben pochi vogliono indossare la maglia nera dell'ultimo. Eppure, percorse poche centinaia di metri, c'è già qualcuno che inizia ad avere il fiato corto. La prima salitina si dimostra subito impegnativa. È un tracciato che fa subito selezione, un continuo saliscendi dentro e fuori il paese, con strappetti che si alternano a repentine discese. La fatica inizia a disegnare così la sua maschera sul volto di qualche concorrente, che magari non si aspettava un inizio subito così duro. Risalito il gruppone, a metà gara troviamo un atleta solitario. È Fausto Innocenti, che con una perentoria azione ha staccato tutti gli altri. La sua falcata è rapida e leggera, ed il toscano sembra quasi voli lungo l'ultima discesa che ritorna verso la fortezza di Portoferraio. Per la vittoria di tappa ormai non c'è più storia. Più indietro ecco sfilare Romano Moretti e Gaetano Patrizzi. All'arrivo si classificano nell'ordine. Staccata di minuti, la massa degli altri concorrenti, senza eccessive pretese di risultato. Per loro partecipare ed arrivare in fondo equivale già ad una vittoria. Si sa, andando piano si gusta il paesaggio, si può ammirare meglio la fortezza Medicea, si trova il tempo di salutare. Grazie, grazie. Basta non scoppiare quando manca ormai pochissimo al traguardo. Ancora pochi passi ed è fatta. Cala così il sipario sulla prima tappa. Tutti hanno capito che comunque non sarà una semplice passeggiata. Ed ecco la classifica dopo la prima tappa. In testa si installa Fausto Innocenti, portacolori del gruppo Panche Castelquarto, con il tempo complessivo di 36 minuti e 50 secondi. Al secondo posto Romano Moretti, staccato di 32 secondi. Al terzo Gaetano Patrizzi, a 43. Al quarto Joseph Knapp e solo quinto, a un minuto e un secondo, il favorito della vigilia, Luigi Pontani. In campo femminile è Daniela Gilardi ad occupare la prima posizione, facendo subito capire di voler bissare il successo dell'anno prima. Per la seconda tappa ci si sposta nella parte orientale dell'Elba. Il tracciato, di 13 chilometri, è un impegnativo anello con partenza e arrivo nel frequentato porto turistico di Porto Azzurro. La partenza, punto di ritrovo di tutti i partecipanti, è stata fissata sul lungomare di Porto Azzurro. Fa caldo e i concorrenti cercano un preventivo ristoro ad una fontanella.
L'organizzatore Elvio Vallini dà gli ultimi ragguagli e spiegazioni. Oggi si capirà se l'impresa del giorno prima di Fausto Innocenti sia stata solo una sparata o se rappresenti invece un'ipoteca sulla vittoria finale. Alle 16.30 in punto viene dato il via. Un lungo serpentone multicolore di atleti scorre dinanzi al porticciolo del paese e risale di gran lena lungo le curve della strada per Portoferraio. Il lungo sciamare delle multicolori magliette costituisce uno spettacolo che si fonde con la bellezza di un paesaggio in pieno rigoglio primaverile. Ancora per poche centinaia di metri tutti assieme, poi il gruppone si frantuma. In testa si portano i primi attori che già si sono messi in luce il giorno prima. Innocenti, Pontani, Moretti, Sambrotta, Patrizzi e Nasini. Il sestetto ha una marcia in più e fa rapidamente il vuoto alle sue spalle. Dopo circa un chilometro, il percorso lascia l'asfalto per risalire attraverso una carrareccia. Lentamente, ma inesorabilmente, Fausto Innocenti stacca i suoi compagni di fuga e si avvia verso la seconda vittoria di tappa. Anche se staccati di pochi secondi, i suoi inseguitori non riusciranno più a raggiungerlo. Dietro intanto, complice il caldo, la fatica si fa ben presto sentire. Ad alleviare un po' le pene, ci pensa però un punto di ristoro, piazzato, è il caso di dirlo, in un punto strategico. Dopo aver scollinato, gli atleti iniziano il tratto in discesa che li porta a Porto Azzurro. Un sollievo? Neanche per sogno. La discesa è piuttosto ripida ed impegna severamente i corridori. In mezzo ai tanti, anche qualcuno che vive la gara in modo diverso. Voi state partecipando però un po' a modo vostro, cioè fuori dalla gara. È comunque soddisfacente lo stesso? Beh, noi cerchiamo di prendere il meglio della corsa, cioè punto di vista ecologico, cercare di fare delle belle passeggiate e vedere dei bei panorami. Le corse le facevamo qualche anno fa. Che cosa vi ha spinto a ritornare qui all'Elba senza però partecipare ufficialmente alla competizione? Il panorama è tutto dell'isola d'Elba, da tutto. Tutto. Che cos'è che dà in più o di diverso questa gara rispetto alle altre? È un po' difficile a dirsi, per me ma dipende dalla natura del terreno, molta salita, panorami vari, qualche volta c'è un po' troppo traffico, ma comunque insomma è sempre un posto bellissimo. Il Tirreno è una perla, è la perla dei mari, eh?
siamo in vista delle prime case di Porto Azzurro. Il traguardo è ormai vicino e la vista del paese fa recuperare il sorriso e le energie per arrivare. Penso di no. Però è possibile che non lo ripeto. Sul podio i primi vengono intervistati dallo speaker e assieme alle donne c'è anche Laura Fogli, la madrina del giro. Com'è andata oggi? Benissimo, una bella gara, Sally Sandy dura ma bellissima. Cosa le piace di più di questa manifestazione rispetto alle altre? È già la quarta che faccio, la quarta edizione che vengo a fare, perché mi piace il tipo di corsa, stare in mezzo alla gente, tutto. Anche l'isola è bellissima, è tutto. È andato bene, meglio di ieri, mi piace una bella tappa, salita, mi piace la salita, una bella salita, un po' dura la discesa, difficile, però per il resto... Una discesa particolarmente difficile è sembrato a molti. Sì, anche un po' pericolosa, molto sterrato, bisognava stare attenti, qualche buca, però insomma... Senta, che cosa la affascina di più di questa manifestazione? Ma io non è la prima volta che faccio un giro a tappe, non so, un po' anche il paesaggio, tutto il contorno della manifestazione più che altro, ecco. Tutto il contorno direi, il bello è quello, cioè più che la competizione in sé si vedono posti che difficilmente si riescono a vedere una gara podistica. Oggi è andata anche, c'era un po' di salita di cui io non vado bene, la discesa è andata benissimo perché io vado molto bene in discesa, sono andato giù molto forte e sono arrivato qua in 58,20 circa. Quindi... Ci sono stati molti che invece in discesa hanno rallentato parecchio, dicevano che era particolarmente difficile. Sì, però io penso che varia da persona a persona, c'è chi va bene in salita e chi va bene in discesa. È la prima volta che fa il Giro dell'Elba? Sì, è la prima volta, mi piace, è una bella isola, una bella gara, penso che ci ritorno anche il prossimo anno. È una soddisfazione anche arrivare ultimo di tappa? Ma penso di sì, l'importante è arrivare, avere l'entusiasmo di arrivare. Certo, quindi lei partecipa proprio per puro spirito turistico, diciamo così, sì, non agonistico? No, io partecipo con degli amici per farci una settimana anche di ferie. È proprio questo forse l'aspetto più caratterizzante di questa gara? Penso di sì, vedo che anche no, è una gara molto mista e penso anche difficile, quindi bisogna essere allenati. Ma l'intenzione è quella, cercare di accumulare il più vantaggio possibile, perché il giro è lungo, le tappe sono molto dure, in più si mette anche quest'anno, c'è anche il caldo, allora vediamo di mettere tra me gli avversari un buon distacco. La classifica vede sempre il comando Fausto Innocenti, seguito con distacchi crescenti da Romano Moretti e da Gaetano Patrizzi. Risale di una posizione Luigi Pontani, mentre si affaccia al quinto posto Piero Sambrotta, il vincitore dell'edizione dello scorso anno. Tra le donne continua la leadership incontrastata di Daniela Gilardi. Terza tappa per gli specialisti delle lunghe distanze. Il tracciato di 18 km porta i concorrenti da Rio nell'Elba a Rio Marina, passando per Cavo, località sulla punta orientale dell'isola. È un cielo che non promette nulla di buono, quello che accoglie gli atleti il terzo giorno. Il sole è sparito, le nuvole sono basse. Bisogna riscaldarsi per bene, massaggiarsi con cura e portarsi appresso un kiwi, non si sa mai. Il luogo di partenza è posto appena sotto il paese.
Qualcuno, ancora pochi minuti prima del via, si scalda fra le vie di questo antico borgo, uno dei centri minerari più importanti dell'Elba. Il gruppone degli atleti, superato uno stretto tornante, percorre il centro per dirigersi quindi verso la località di Cavo. Il rapido passaggio di tanti concorrenti desta non poca curiosità fra gli abitanti, che sembrano chiedersi quale sia in fondo la molla che li spinge a fare tanta fatica e divertirsi così. Questo è il tappone principale del giro. Il percorso, anche se non presenta le difficoltà del giorno prima, misura infatti ben 19 chilometri. Una distanza che potrebbe permettere qualche ribaltone in classifica generale. Ed è questo a cui pensa probabilmente Luigi Puntani. Ma quasi a metà percorso, Innocenti, assieme a Knapp col 554, lo segue come un'ombra. Più distanziati rincorrono Sambrotta, Moretti e Patrizi. Puntani sa che deve dare il tutto per tutto. Ormai la competizione è arrivata al giro di boa e bisogna cercare di recuperare lo svantaggio che in classifica lo separa dal primo. A Cavo sono ancora tutti assieme e mentre i tre si allontanano e diventano dei lontani puntini, sfilano per la località Marina, situata sulla punta orientale dell'isola, tutti gli altri concorrenti. Mancano ancora pochi chilometri ed il gruppone si è sfilacciato in una lunga scia senza soluzione di continuità. Al traguardo di Rio Marina è ancora Fausto Innocenti a presentarsi solitario vincitore e a tagliare il traguardo a braccia alzate, a coronamento di una seconda frazione di tappa condotta tutta all'attacco. Staccato di 11 secondi arriva Luigi Puntani di Spoleto, quindi Knapp, Patrizi e Moretti. Dopo questi atleti che hanno animato la corsa per la vittoria, è tutta una lunga teoria di arrivi, salutati dagli applausi del pubblico. Bravo! 50 metri salita, 50 metri, va! Forza, dai!
Nella categoria femminile è ancora Daniela Gilardi a centrare la terza vittoria di tappa. Dopo essersi trattenuto per tutto il pomeriggio, il cielo alla fine si apre, rovesciando un mezzo diluvio sulla gara. Ma ormai più è fatto. Basta solo superare l'ultima curva e l'ultima rampa e ci si può affondare in albergo sotto una doccia calda. Domani poi ci si può riposare. È previsto un giorno di sosta. La fatica ricomincerà venerdì. Particolarmente difficile oggi con la pioggia, sembra. Specialmente gli ultimi chilometri è stata brutta. Però insomma, l'essenziale è che si arriva con le forze proprie. E come tracciato, come le è sembrato questo di questa tappa? Bellissimo. Io ho fatto pure quella dell'anno scorso. È stato meglio quest'anno che l'anno scorso, per me. Io sono sempre contenta quando arrivo. È una bella gara comunque, per chi ama il fondo e il lungo. Particolarmente difficile, forse per via della pioggia? No, il discesone secondo me è il più brutto. Io preferisco la salita. Benissimo per le mie qualità, per la mia forza e per i miei allenamenti. Bella gara, interessante, tanta amicizia in gara, bellissimo il panorama. Peccato il tempo, però forse per noi, per me soprattutto, è andata meglio così. Quando fa caldo scoppio molto prima. È la prima volta che vengo, l'ho trovato interessantissimo, avevo già detto che era bellissimo e confermo che è bellissimo. Penso anche sia molto utile per il turismo. Poi l'Elba è sempre l'Elba. Molto bene, col tempo che c'era sono andato troppo forte. Nel mio peso sono andato troppo forte. Sono molto contento perché anche l'organizzazione ci ha dato dei bei ristori. Ieri non molto, ma oggi ce ne sono 3-4 ristori molto bene. Ringrazio tutti quelli dell'isola d'Elba. E il tracciato forse è stato reso più duro dalla pioggia che continua a cadere? No, perché era tutto asfalto, allora si andava molto bene, non c'erano i sassi di ieri. In classifica, grande passo in avanti di Luigi Pontani, che con la tappa odierna si porta al secondo posto alle spalle di Fausto Innocenti, sempre saldamente leader, a 1 minuto e 19 secondi. Scivola al quarto posto invece Romano Moretti. Nessun problema invece per Daniela Gilardi, che incrementa un già cospicuo vantaggio su Maria Tartari e Roberta Gasperini. Quarta tappa, con partenza e arrivo a Capoliveri, paese posto sulla cima di un colle, una delle prime colonie minerarie dell'Elba. 12 chilometri con una salita molto impegnativa. Ed eccoli ancora tutti presenti, schierati alla partenza, i 588 partecipanti a questo giro. Si sono riposati per un giorno intero, sarà bastato? Un giorno di riposo, siamo pronti per ripartire alle altre due tappe? Sì, abbastanza, sono abbastanza pronto, bello sciolto, ho recuperato abbastanza bene ieri. Adesso vediamo oggi con questa tappa se riusciamo a migliorare qualche posizione. Fino adesso com'è andata? Insomma... abbastanza bene, miglioriamo ancora la posizione che ho di centesimo, arrivare sugli 80, speriamo. Adesso cosa ci si aspetta? Ma vediamo, le gambe sono più doloranti oggi che dopo la fine della terza tappa, comunque penso che sia una condizione uguale per tutti. Ma diciamo che sì, forse muscolarmente serve, ma psicologicamente poco, almeno per me, perché io non sarei ripartita stamani, avrei preferito restare a letto. Sia come sia, al via da Capoliveri, eccoli tutti pronti a scattare come lepri. In testa si porta subito Emiliano Nasini, col 549, che attraversa in passerella tutto l'antico centro. Thank you.
come sta andando? Benissimo. Mi sembra però che sia un po' distantina dai primi. Eh sì, eh. Facciamo una passeggiata. Non c'è più di ghiaccio. Questa volta giunge prima al traguardo Luigi Pontani, che vede così premiata la sua tenacia. Pontani stacca di ben 28 secondi Innocenti, che ha veramente mal digerito il salitone. Terzo Romano Moretti a 38 secondi. Un commento sulla sua prestazione di oggi. Ma la prestazione di oggi penso che sia abbastanza buona, anche se non so se riuscirò a vincere il giro. C'ero comunque aspetta la gente Innocenti. È la tappa di lunedì che mi ha messo proprio a terra, perché un minuto sono arrivato molto stanco qui. Tra le donne, la vittoria ride, è quasi superfluo dirlo, alla lombarda Daniela Gilardi, che non trova avversaria in grado di ostacolarla. Roberta Gasperini, dietro di lei, arriva a 43 secondi. Come è andata oggi? È andata bene. Per i miei livelli è andata bene. Non era eccessivamente duro il tracciato, no? Per me era durissimo perché io non l'ho mai fatto prima. Cosa ne pensi di questo giro dell'Elba? Che bellissimo che lo rifaccio. Questa è la sua famiglia. Sono dei nostri, come se fosse la mia famiglia. Sono dei carissimi amici. Oggi com'è andata? Benissimo, che devo dire? Sono arrivata ed è andata benissimo. Il tracciato non era duro, no? Era percorribile. Per me è duro, per gli atleti no. Era bellissimo comunque tutto il percorso. Che cosa ne pensa quindi del Giro dell'Elba? Più un'occasione anche per fare turismo? Sì, è molto bello. Questo è il terzo anno che noi lo rifacciamo e sicuramente lo rifaremo. La tappa di Capoliveri vede quindi il grande recupero della guardia carceraria Luigi Pontani, che rosicchia parecchi secondi a Fausto Innocenti, anche se il distacco è tale da rendere molto difficile un ribaltamento della tappa conclusiva. Dietro, Romano Moretti si riprende il terzo posto ai danni di Gaetano Patrizzi. Invariata la classifica femminile, con Daniela Gilardi che si avvia verso la meritata apoteosi. Con l'ultima tappa ci si sposta sul versante meridionale dell'Elba, a Marina di Campo, conosciuto e frequentato centro balneare. Un anello di quasi 14 chilometri che in poche centinaia di metri si inerpica sulle colline circostanti Marina per ridiscendere all'arrivo toccando i paesi di Sant'Ilario e San Piero. Marina di Campo accoglie gli atleti alla loro ultima fatica, offrendo lo spettacolo della sua spiaggia, illuminata da qualche timido raggio di sole che fa capolino tra le nuvole. Cercando di trarre un primo bilancio, raccogliamo solo pareri positivi sulla formula della manifestazione. Manca poco alla partenza dell'ultima tappa. Che cosa trae come bilancio di questa gara? Ci sono una marea di salite, comunque è stato molto divertente. Molto divertente è stato, un'esperienza da ripetere. Abbastanza bene. Le è piaciuta la gara? È la prima volta, sì, molto bella, però è la prima volta che mi faccio queste competizioni e comunque va molto bene. Dunque è andata benissimo, organizzata molto bene, il panorama stupendo e poi l'isola d'Elba è molto bella. Com'è andata in questi giorni? Abbastanza bene. Le è piaciuta la gara? Sì, molto. I tracciati?
belli, vari e ondulati, mi piacciono così. Dopo non faccio granché, ma mi diverto. Beh, andate abbastanza bene, comunque il giro è molto duro quest'anno, Tappe abbastanza impegnative, comunque belle, sempre bello. Un'esperienza da ripetere? Sì, io ho già 3 anni che vengo qui all'Elba e comunque ci ritornerò perché è troppo bello. Passando al lato agonistico vero e proprio, Innocenti, forte dei 51 secondi di vantaggio, quest'oggi potrebbe anche limitarsi a controllare l'avversario diretto, Pontani, che al contrario dovrà cercare di dare il tutto e per tutto nella prima metà in salita della tappa. Lo svolgimento della gara segue un copione già delineato. Bastano 2 chilometri ai primi per lasciarsi alle spalle il gruppone. Dopodiché le prime salite creano un'ulteriore selezione. In breve si sale sempre di più ed il gruppetto dei primi si sfoltisce ulteriormente. Persi per strada Patrizi e Sambrotta, rimangono i primi 3 della classifica a giocarsi la vittoria di tappa. Non quella finale però, visto che Pontani non riesce a staccare Innocenti, il cui passo sembra anzi più leggero. Ed ecco l'arrivo a Marina, giustamente esultante e Innocenti, seguito da Moretti e a pochi secondi da Pontani. Quindi Patrizi e Sambrotta. Allora, soddisfatto di questa sua prestazione? Sì, soddisfatto perché quest'anno non ho avuto cedimenti grossi come l'anno scorso e ho controllato abbastanza bene, la forma mi ha retto e sono a fondo vincendo. Comporta una preparazione un po' diversa dalle altre gare, una manifestazione che si svolge in 5-6 giorni? Sì, qualcosa si differenzia nel fondo e nella tenuta atletica per questi 5-6 giorni. Ci tornerà anche l'anno prossimo per vincere un'altra volta? Sì, per confermare sì, sicuramente. Quasi a emulare i loro colleghi maschi, arrivano in coppia anche Daniela Gilardi e Maria Tartari, seconda nella classifica generale. Soddisfatta e contenta della sua gara allora? Sì, sono venuta giù, non pensavo di riuscire ad andare così perché è un mese che sto facendo gare dietro gare e non pensavo di tenere così ancora anche qui oggi. Cosa c'è di bello in questo giro podistico, a differenza delle altre gare? A parte vabbè, il panorama, il paesaggio, poi cioè a me piacciono questi percorsi un po' salita, discesa, su e giù, sono i miei percorsi per cui oltre che correre mi diverto anche tanto. Ed ecco quindi la classifica finale del 5° giro podistico dell'Elba.
Primo, Fausto Innocenti, con il tempo totale di 3 ore, 45 minuti e 37 secondi. Secondo, Luigi Pontani, a un minuto esatto. Terzo, Romano Moretti. Quarto, Gaetano Patrizzi. E quinto, Piero Sambrotta. Tra le donne, la regina incontrastata è la lombarda Daniela Gilardi, che chiude la sua fatica in 4 ore, 37 minuti e 20 secondi. Seconda, ad oltre 6 minuti, Maria Tartari. Terza, Roberta Gasperini. Quarta, Cinzia Passuello. E quinta, Lucia Derrico. Siamo a 47 primi. Il giro si avvia quindi alla conclusione. E una domanda sorge spontanea. Finalmente è finita o purtroppo è finita? No, è finita. È stato bello farlo. Io li ho fatti tutti e cinque, perciò ho un'esperienza. Bellissimo giro. Io vengo sempre volentieri a fare questo giro qui. Bello percorso, si sta bene, ci passo settimane di vacanza. È una fatica, però facciamo con soddisfazione. Finalmente è finita oppure purtroppo è finita questa gara? Oddio, fossi stata un po' più allenata, magari avrei fatto meno fatica. Comunque sono contenta. Prossima anno tornerò e niente, bellissimo paesaggio, tanta salita. Comunque una gara bella, insomma. Bello, sì, bello come organizzazione, come tappe, come tutto. Tutto bello, un po' asfalto però, Se è molto asfalto, sarebbe meglio se ci fosse più sterrato. Comunque è un'esperienza positiva. Buono. Ottima. No, a me sinceramente ora che siamo in fondo mi dispiace, perché mi sono divertito, anche se ho sofferto un po' in salita. Certamente c'erano troppe donne belle che non potevi fare a meno che insistere, pur soffrendo, veramente. Questa esperienza è bellissima, per me è stato ritorno alle origini. Io sono nato all'Isola d'Elba, sono emigrato nel 55-56 e ho saputo che c'era il Cristo Giro e sono ritornato e ho riscoperto l'infanzia in pratica. Ecco il commento dell'organizzatore di tale manifestazione, il vero Deus Ex Machina, Elvio Vallini. Abbiamo battuto nuovamente il record, di presenze alla manifestazione. Abbiamo raggiunto i 588 iscritti per una corsa a tappe, credo sia un buon numero, in quanto la gente non è una corsa in linea normale con un giorno che impegna un giorno solo. Qui la gente deve essere impegnata per una settimana, quindi occorre abbinare le ferie a questa attività. Purtroppo quest'anno non ci ha assistito la bella stagione, non siamo purtroppo. L'Isola d'Elba è bella a vedersi con il sole, con il maltempo magari ci sono delle difficoltà anche per gli atleti stessi nelle corse. Ma cosa c'è dietro all'organizzazione di una simile gara? C'è il sacrificio di molte persone, c'è la ricerca prima di tutto dei percorsi. Il sacrificio di molte persone che parte appunto dalla ricerca dei percorsi alla organizzazione giornaliera della gara. Non è una corsa in linea, è una gara che tutti i giorni dobbiamo organizzare la partenza, organizzare l'arrivo, i ristori a metà gara, ristori finale. Ci sono oltre 30 persone dietro all'organizzazione che dura un anno praticamente. Noi non è ancora finito il quinto giro, stiamo già lavorando per la sesta edizione. Tanto abbiamo deciso di spostarla di una settimana e quindi la faremo dal 13 al 19 di maggio. Anche per vedere se la stagione finalmente, cambiando, spostandoci un po' più verso l'estate, ci dà una mano anche quella. Ed è con questo augurio che archiviamo la quinta edizione del Giro Podistico. L'appuntamento è per l'anno prossimo. L'Elba vi aspetta!